Quando ho dato questa notizia 5 mesi fa, di cui ho tutte le carte possibili e Quella di immaginabili, Fagioli. cioè che Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tantissimo tempo, si vede nel video, Sì, dai, ed tutto qui. aveva debiti con gente pesante serba. È tutto sulla mia pagina Telegram, eh? È Sì. stato messo fuori rosa da Allegri trovando dei motivi diversi dalla realtà dei fatti, perché la società lo sapeva. Quindi quello che ha detto l'avvocato precedentemente è che la società non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Quindi, oltre la responsabilità delle scommesse di Fagioli, vi è anche la responsabilità, da un punto di vista giuridico, da parte della società Juventus. Non è che se la società Juventus non può essere colpita o è sempre loro, ma bisogna avere un atteggiamento etico. Detto questo, Fagioli non è l'unico che fa questo nel campionato italiano. Soprattutto dei giocatori che ora sono in attività. Io, nell'arco delle prossime settimane, e incomincerò domani attraverso il mio sito di informazione giornalistica, che è una testata registrata al tribunale che si chiama Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli, che in questo momento gioca all'estero e che non solo scommetteva, ma scommetteva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava, che ha una rilevanza penale e civile differente dal caso Fagioli. Poi a poco a poco ogni settimana vi faccio un nome. Eccomi qua, redazione Dillinger, piccola parte della redazione Dillinger. Domani, ore 18, secondo giocatore famosissimo, coinvolto nel calcio scommesse. Ma una roba molto grave, altro che Fagioli, giocatore molto importante.